Irpinia, ben ritrovata in prima linea, ben ritrovati in questo spazio d'approfondimento nell'Agorà di Prima TV dedicata ai temi dell'attualità e non solo. Questa settimana accendiamo i riflettori sulla nostra terra che vuole eccellere nel mondo. Parleremo di Vinitaly ed Expo, due importantissimi appuntamenti. Siamo ormai alla vigilia, una vigilia fatta di super lavoro per le imprese, per gli enti che stanno lavorando in sinergia per poter presentare al meglio questa terra partendo da che cosa? Dalla sua terra, dai suoi prodotti e soprattutto da una nuova mentalità, da una mentalità necessaria a far sì che l'Irpinia ingolosisca sempre di più gli avventori del mercato estero. Oltre ogni crisi, con la capacità di eccellere puntando sulle idee e sul marketing, per parlare di questo, oggi abbiamo una trasmissione un po' diversa dalle altre, sdoppiata in due parti per ascoltare sempre più voci. Partiamo però dall'attualità. È con me e lo ringrazio per essere nei nostri studi il presidente della Camera di Commercio Costantino Capone. Ben trovato, Sì. presidente. Siamo ormai alla vigilia del Vinitaly. Quest'anno, prima ancora di cominciare, si è battuto un record: 71 le imprese del settore vitivinicolo e non solo che saranno presenti a Verona da domenica a mercoledì. Io le devo chiedere però, come dire, di partire dalle polemiche, poi arriviamo alle cose belle. Ancora una volta l'Irpinia va da sola, meglio soli che male accompagnati, Presidente. Ma io credo che un territorio come quello nostro e soprattutto una classe dirigente si deve assumere le responsabilità delle scelte e la scelta significa fare una strategia nel medio e lungo periodo, perché se le strategie si fanno con il breve periodo non sono strategie ma sono opportunità, sono tendenze, modaiole. L'anno scorso il nostro ragionamento con gli operatori del settore era qual è la vostra prospettiva nel Vinitaly? Ed è emerso con tutta forza due aspetti che la Camera non poteva non tenere in considerazione, visto che per noi l'impresa e ciò che gli dicono l'impresa è il Vangelo, tutto il resto è molto Gli relativo. imprenditori hanno chiesto padiglioni Irpinia anche quest'anno. Gli imprenditori hanno chiesto padiglioni Irpinia, ma sulla base di una scelta coraggiosa fatta dall'anno scorso. L'anno scorso noi dicemmo: abbiamo bisogno di più spazio perché le imprese crescono, ma soprattutto abbiamo bisogno di un'identità forte che caratterizza nel mondo la comunicazione quale territorio e attraverso questo territorio, questo brand, far sì che il Fiano, il Greco, il Taurasi, che sono le nostre tre eccellenze in quel settore, vengano valorizzate e conosciute al meglio. Perché il rischio serio, rimanendo in Campania, era l'appiattimento totale, perché se sempre. E se è vero che l'export del vino anche nel 2014 è cresciuto del 7% nella nostra provincia, significava che il cinese, il giapponese, i compratori internazionali che venivano nel padiglione Campania trovavano un appiattimento totale, però una concorrenza interna forte, perché il nostro Fiano di Avellino, che è una DOCG, doveva concorrere poi con un Fiano, semmai fatto nel Cilento, che aveva costi molto più bassi perché non era una DOCG. E questa è anche un'altra ragione per cui abbiamo fatto questa scelta. L'abbiamo fatto l'anno scorso con coraggio. Quest'anno io, in maniera democratica, ho chiesto il parere sempre alle imprese. Dice: andiamo avanti sull'idea di brandizzazione del territorio, quindi Irpinia per sottolineare le eccellenze. Ho messo in votazione questa cosa, il 75% delle imprese in maniera molto forte ha detto: indietro non si torna. Lei ci sta dando dei numeri, il 75% delle imprese ha detto padiglione Irpinia. Al Vinitaly sarà presente oltre il 60%, forse il 70% delle cantine e delle Sì. aziende della provincia di Avellino, dunque una strada forte, segnata, dritta. A proposito di numeri, 10 milioni di bottiglie di Sì. vino di qualità prodotte nel 2014. Che cosa significa Vinitaly e poi dopo ci arriviamo, che cosa significa Expo, che cosa significano questi grandi appuntamenti per i produttori grandi, piccoli e medi della nostra terra o dobbiamo distinguere tra grandi, piccoli e medi? Allora, io prima cosa vorrei sottolineare un fatto molto positivo, che più che mai, almeno in questo settore,
la filosofia di fare sistema e rete si sta realizzando. Perché quando 71 imprese, lei ha sottolineato che è il numero più alto finora che hanno partecipato al Venitali, hanno accettato anche di ridursi lo spazio, il nostro spazio è 2000 metri contro i 900 che avevamo prima nel padiglione Campania, pur di portare tutti, allora questo è un forte segnale di maturità, perché l'impresa ha capito che sia la grande, e noi abbiamo la grandissima impresa, sia la piccola crescono se facciamo crescere il sistema. E il sistema va sotto il cappello di Irpinia, perché è lì che nella strategia di medio e lungo termine andiamo a focalizzare investimenti, comunicazione, marketing. La vetrina di Verona, ma stiamo pensando anche seriamente al ProWine, però rimanendo a Verona, che è una delle più grandi occasioni di promozione, è fatta proprio in riferimento a un concetto di internazionalizzazione. Lì a Verona non si vende, o comunque non è che si fanno i contratti, ma la presenza a Verona è sinonimo per quell'azienda di un'azienda di qualità che può concorrere, eccetera. Allora i nostri imprenditori l'hanno capito questo, ma soprattutto hanno fatto nella proposizione poi vera del prodotto una scelta di qualità. Infatti la maggior parte dei nostri produttori non hanno grandissime quantità di produzione, la media è 100.000 bottiglie, chiaramente ci stanno le eccellenze da 3 milioni, eccetera, però hanno concentrato tutto sulla qualità. E allora se la produzione è poca, la qualità è alta, noi dobbiamo aumentare il valore di questa qualità, e lo possiamo fare solo aumentando il brand Irpini, andando a spiegare dove viene prodotto, il rispetto dell'ambiente, il rispetto delle tradizioni, e andando a raccontare che dietro quella bottiglia c'è la vocazione di una famiglia, di un territorio, di imprenditori che semmai ogni prodotto che mettono fuori come innovazione è un figlio, non è una bottiglia di vino. Queste cose in un'economia globale piace raccontare le cose di nicchia, e questa è la nostra sfida. Rimanendo in Campania, noi siamo il 5-10% dell'economia campana. Saremmo andati in un appiattimento totale, per cui la decisione che ha preso la Camera di Commercio insieme all'impresa è qui. La Camera di Commercio, sottolineo, non è una caserma, non obblighiamo nessuno a venire con noi, se qualcuno gli va stretto o non accetta queste cose, insomma, ognuno fa impresa liberamente, può andare anche via, si assume le responsabilità di uscire da un sistema che chiaramente la maggioranza vuole e che noi porteremo avanti. Mi faccio fare un po' il provocatore. Lei ha parlato di un brand di nicchia necessario per imporsi nel mercato globale. In questi mesi, negli ultimi periodi, sul mercato globale la Campania ha vissuto una etichetta negativa, che è quella di Terra dei Fuochi, e che in qualche modo ci ha investito anche l'Irpinia, quando la regione Campania, ma un po' tutta l'Italia, nel senso che poi all'estero, quando si parlava di Campania, in qualche modo è passato anche questo messaggio negativo. Distinguersi, ecco, puntare sul brand di nicchia è anche per sottolineare un'identità diversa? Guardate, ogni territorio si assume le responsabilità delle proprie scelte. E quando parlo di scelte, non parlo solo di istituzione, ma parlo del cittadino, parlo del consumatore, parlo di tutto il complesso sociale che vive su quel territorio. Se in Irpinia abbiamo avuto la lungimiranza di salvaguardare il nostro tesoro, che è quello del rispetto dell'ambiente, chiaramente ci sono le eccellenze, ci sono però anche le storture, però diciamo nella stragrande maggioranza c'è un rispetto d'ambiente, e questo lo dobbiamo dire grazie agli amministratori, ai tanti sindaci che lavorano in silenzio per tutelare il territorio, lo dobbiamo dire ai viticoltori, perché io voglio ricordare che un terreno vocato a vite significa cura di quell'ambiente. Allora ci sono tutte le vocazioni che quel territorio esprime. Se questa cosa oggi, da un punto di vista economico, mi vale un riconoscimento di merito, io voglio andare a vendere. E certo, non me lo vado a vendere sotto lo stand Campania, dice sì, però io. No, io me lo vado a vendere con un brand che si chiama Irpinia. Se noi oggi parliamo di Salento, nella mente del consumatore, del turista, a cosa si pensa? Si pensano alle masserie, ai campi da golf, ma mica andiamo a dire che il Salento è in Puglia o in provincia di Lecce, ma il consumatore ha metabolizzato che in quell'area ci sta una qualità della vita, un'eccellenza offerta turistica, eccetera. Se parliamo di Maremma, mica andiamo a dire che è Grosseto o Toscana, ma la Maremma viene identificato, e può essere molto simile alla nostra terra, come una terra
che rispetta l'ambiente, dove c'è un prodotto vitivinicolo d'eccellenza e così via. Noi facciamo questo anche per l'Irpinia. In questo brand, anche dal punto di vista figurativo, la madre terra o comunque l'Irpinia viene dipinta come al femminile? La stiamo vedendo questa immagine di una donna con tre lupi bianchi. Perché? Allora, abbiamo scelto questa immagine quest'anno, che poi sarà l'immagine che andrà, che sarà comunicata anche in termini di strumenti lì a Verona. Tappezzeremo con una ventina di 6x3 la città di Verona, l'aeroporto, la comunicazione nella fiera, ci sarà una schiera di blog che andranno a comunicare, perché poi la comunicazione va fatta. Immaginarsi sempre fare la comunicazione campagna, poi valla a far capire tutta una serie di cose. Tra altre cose, l'anno scorso il padiglione Irpinia al Vinitaly è stata la novità di tutta la fiera, perché non gli addetti ai lavori, ma chi frequenta abitualmente anche dall'estero dice: ma che cos'è Irpinia? E la domanda che cos'è ha fatto sì che il nostro stand, cioè una quantità di persone, di visitatori che mai si era visto. Infatti le nostre imprese che ci hanno seguito nella sfida erano e sono entusiaste. Tornando alla sua domanda, la donna è la sintesi, la donna guerriero con i lupi, è la sintesi per dire la nostra terra di Irpinia è una terra in cui la produzione del vino non è arrivata recentemente, ma già all'epoca dei Romani, tra virgolette, e dei Sanniti, e poi si apre un altro scenario, era terra di grandi vini. È in questo territorio forte, capace di accettare le sfide, noi riscopriamo che la stragrande maggioranza delle imprese del comparto sono fatte da donne. Quindi anche il riconoscimento alla forza competitiva, alla capacità di accettare le sfide che hanno le nostre donne imprenditrici. E questo è un riconoscimento alla nostra terra di Irpinia, ma anche alle donne che sanno fare impresa. Siamo quasi in chiusura, proviamo, Presidente, a fare un salto in avanti. Passiamo dal Vinitaly all'Expo. In questo caso, restando sul vino, poi allargheremo il discorso un po' a tutte le imprese. Al Vinitaly si degusta, ma non si chiudono contratti, diceva lei. All'Expo la possibilità di degustare non c'è proprio. Allora io le chiedo, come si fa poi a vendere un prodotto tipico, sì, d'eccellenza senza assaggiarlo? Su allora, che cosa bisogna puntare? Qual è l'idea concettuale? Partiamo dal concetto, che è questo. L'Expo è un evento di importanza straordinaria. Il prossimo Expo in Italia forse fra 100 anni. Se questo è già esserci in una posizione di assoluta evidenza, quindi noi siamo sul Cardo, le cinque piazzette, entrano 10 milioni di persone, 10 milioni passeranno davanti alla nostra installazione e leggeranno la scritta Irpinia. Molti si chiederanno cos'è, ma noi abbiamo comunicato 10 milioni di persone il nostro brand. Poi, se sono curiosi, entrano e capiscono, quindi già un primo successo è quello. Noi nell'Expo dobbiamo raccontare l'Irpinia, non vendere niente. Quando verranno le imprese del vino, e verranno sia per eventi fatti dalla Camera, ma anche per il bando che abbiamo fatto, che abbiamo dato la possibilità alle imprese di venire per un giorno o due giorni e utilizzare la nostra installazione, loro verranno per comunicare alla loro clientela, ai ristoratori, ai clienti esteri, che sono il giorno X all'Expo, e che loro sono invitati per partecipare alla verticale del loro vino, eccetera. Il che significa che un'azienda nostra d'eccellenza può dire al loro cliente internazionale che è presente all'Expo, cosa che nessuno può dire. E quando il suo cliente viene là e vede quell'impresa in quell'installazione, dice: cavoli, io ho un'impresa di serie A che mi fornisce. È tutto marketing e valore aggiunto che noi trasmettiamo dall'installazione con la scritta Irpinia a quell'impresa che poi deve avere la capacità di comunicare. Miliardi di persone potenzialmente entreranno in contatto con il brand Irpinia. Allora, Presidente, le chiedo,
c'è stata la corsa ad essere presenti o siamo rimasti indietro dal punto di vista della capacità di promuoverci anche dal punto di vista del marketing e quindi l'occasione, siamo ancora in fase di bilancio preventivo, insomma forse c'è ancora spazio, non lo so, ce lo dirà lei, l'Irpini ha colto questa occasione? Allora, diciamo che noi abbiamo diviso, fermo restando la nostra scelta di creare il contenitore, che è un contenitore altamente scenografico, eccetera, poi dovevamo mettere il contenuto. Il contenuto è, la Camera di Commercio, se ha realizzato questo, lo mette a disposizione del territorio di Irpino, dove tutti i protagonisti devono arrivare, perché se dobbiamo raccontare le eccellenze, dobbiamo fare una grande squadra. La Camera di Commercio non ha mai voluto fare il solista, infatti nello stand non compare da nessuna parte Camera di Commercio. E abbiamo detto agli enti, ai comuni, alle associazioni, questa è un'opportunità, vi diamo una data, presentate dei progetti che raccontano il tema che vi abbiamo indicato. E questo è un filone. L'altro filone abbiamo detto all'impresa, perché devono essere protagoniste, noi vi diamo l'installazione e per tutto il valore che c'ha, sappiatela vendere e sappiatela comunicare al vostro core business, al vostro cliente e anche ai potenziali clienti. Nel primo step abbiamo avuto tante manifestazioni di comuni, eccetera, eccetera. Devo dire che da un punto di vista progettuale, insomma, le proposte sono abbastanza acerbe. Non ci siamo assolutamente tirati indietro, li stiamo riunendo in continuazione, pian piano ci andiamo ad incamminare verso la formalizzazione di progetti che riguardano il comune A, il comune B, quell'associazione. Alcuni comuni si sono messi insieme, 8-9 comuni, per fare un'unica proposta. Quindi stiamo creando interesse e gli stiamo anche dicendo come fare i progetti, ma fa parte del nostro ruolo. Chiaramente noi non aspettiamo i progetti, questi sono progetti che si vanno a integrare nel nostro cartellone, poi abbiamo i progetti che la Camera si assume la responsabilità di fare. Ma dovranno poi essere sottoposti al vaglio dell'Expo o saranno? Il vaglio dell'Expo sarà ultimativo, però una volta che noi l'abbiamo avallati, una volta che stiamo guidando i progetti verso quelle tematiche, insomma, diventa assolutamente forma. Ad oggi credo che arriveremo a una settantina di eventi, più la presenza delle imprese, e quindi i nostri 85 giorni sono totalmente riempiti, con nomi di eccellenza, cioè sta venendo fuori veramente una qualche cosa... Qualche anticipazione? Nessuno. Sta venendo fuori una cosa veramente bella. Ora, se la Camera di Commercio ha detto questo è un'opportunità dell'Irpinia, noi facciamo un passo indietro come idea di protagonismo, perché poi insomma veramente a noi ci interessa poco, lavoriamo insieme e facciamo uscire un unico programma, che sarà il programma di eventi di Irpinia all'Expo. Una volta che l'abbiamo definiti tutti, chiaramente col nostro placet, perché dobbiamo evitare sovrapposizioni, ripetizioni e semmai distorsioni, lo presenteremo in un'unica assise, la Camera, gli attori, e quindi quello sarà il nostro programma degli eventi, che può piacere, non piacere, ma è quello che poi il meglio dell'Irpinia, tra virgolette, andrà ad esprimere. In questa cosa chiaramente ci sono dei tempi. Noi abbiamo detto a tutti quelli che hanno fatto la manifestazione, guardate, noi oltre il 31 marzo non andremo, perché l'Expo ha bisogno di avere i progetti nel loro contenuto, non X, no, dobbiamo sperimentare, perché noi dobbiamo vedere se è compatibile, le norme di sicurezza c'è. Dopodiché, oltre chi c'è, chi non c'è, insomma, si assume la responsabilità. 15 giorni di tempo ancora, anzi di meno, 10 giorni, poi si tireranno le somme, naturalmente c'è grande attesa, c'è grande interesse, non fosse altro perché, lo abbiamo detto prima, milioni di persone osserveranno, valuteranno, saranno incuriosite dal brand Irpinia. Una sola anticipazione per chiudere, Presidente, insomma qualche chicca, se può anticiparci qualcosa di quello che sarà Milano per Irpinia. Allora, veramente sarà divertente. Perché noi parleremo dello sport dell'Irpinia,
parleremo degli artisti Irpinia, le design, degli istituti di ricerca, dei grandi imprenditori, non solo nostrani ma anche quelli che hanno investito in Irpinia, parleremo delle grandi capacità, tanti motivi per essere orgogliosi. Noi dobbiamo raccontare le eccellenze, faremo delle dirette dal territorio, per cui offriremo anche una piattaforma ai comuni di organizzare nella loro piazza tutto quello che vogliono, in quel momento l'Expo riguarda. Allora stiamo cercando di coinvolgere tutto e non lasciare niente di intentato. Chiaramente alla fine ci sarà sempre una pecca, anche perché poi veramente il tempo è tiranno, e non le dico che qualche nottata inizio non a dormire, perché poi magari è solo il programma degli eventi, ma è tutto un formalismo incredibile, però speriamo bene. E speriamo, come dire, che il gioco valga la candela. Io chiudo con questa provocazione, perché i sacrifici sono enormi, lo ha detto lei, si rischia di non dormire la notte, così come gli investimenti pure sono notevoli per poter partecipare, per poter riempire. Che ritorno dobbiamo attenderci, Presidente? Con un auspicio, chiudiamo con un auspicio. Ma io direi un ritorno storico, che abbiamo partecipato, l'Irpinia ha partecipato a questo evento eccezionale che in Italia si farà fra 100 anni, e possiamo dire, non come diranno molti altri enti qui in Campania, siamo andati all'Expo, poi non si sa dove vanno, no, l'Irpinia si sa dove va e si vedrà. Quindi effettivamente noi potremo scrivere poi il libro post-Expo, che rimarrà agli annali, per dire l'Irpinia stava nell'Expo del Milano di 2015. E questa è già una cosa che è un valore aggiunto della nostra terra e della capacità di saper fare impresa, e anche non solo. L'investimento è tutto nella brandizzazione, è tutto lì che ce la giochiamo. È tutto quello di comunicare un'economia globale che esiste una terra che racconta tradizioni, eccellenze, innovazione. È chiaro che l'Expo e l'attività nostra non finisce con l'Expo. Lì è una tappa intermedia, ma andremo a proseguire. Ci sarà una sorpresa dal Giappone incredibile, e questo poi già ci proietta, ci fa i ponti in quel territorio. Quindi per noi l'Expo è un punto di arrivo per dire oggi l'Irpinia è questa, non è più l'Irpinia del terremoto, non è più l'Irpinia dell'immondizia, è un'Irpinia positiva. Dopodiché da lì creiamo i ponti per tutta una serie di paesi che saranno poi per le nostre imprese, per la nostra cultura e per la nostra voglia di assumere un ruolo anche importante, i nostri terminali. Grazie al Presidente Costantino Capone, buon lavoro. In bocca al lupo. In bocca al lupo, ce n'è davvero bisogno, viva il lupo. Chiudiamo così, rimanete con noi perché abbiamo una seconda parte per parlare ancora dell'Irpinia e del marchio Irpinia nel mondo.